siamo a Beer Food Attraction 2022, ci troviamo allo stand di Radeberger con Lorenzo Bossi, brand manager QBA. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, parliamo un pochino di questo inizio di fiera. Ieri era il primo giorno e oggi dovrebbe essere ancora più affollato, quindi com'è andata? Beh, per ora è andata molto bene. Diciamo, tanti hanno seguito l'Elefantino e sono venuti qua ad assaggiare le nostre nuove birre e in generale tutta la gamma QBA, che tocca veramente ormai tutti gli angoli del mondo delle birre. Cerchiamo di avere un po' un esempio, il migliore esempio possibile per ogni stile. Benissimo, allora già che ci siamo parliamo un po' di questo Elefantino e di che cosa presentate in fiera. Beh, dal 2022 siamo il nuovo importatore per l'Italia di Delirium Tremens, di tutte le birre del birrificio Hygge, comprese la Verbode, Sant'Idesbald, la Guillotine e le Mongoso Gluten Free. Siamo molto contenti di questa partnership e che ci permette di fare sia un salto in avanti per quanto riguarda il mondo belga, di andare a toccare qualche punto che prima non toccavamo con le birre dal mondo belga e soprattutto di presentare ancora in modo migliore tutti i prodotti che abbiamo maturato nel tempo nel progetto QBA, da Firestone Walker a Brewery Bone fino a Damm e a tutti i prodotti del mondo Radeberger tedesco. Benissimo, grazie, quindi vi state riprendendo direi molto bene da questi due anni insomma. Assolutamente sì, diciamo che noi abbiamo sempre cercato di rimanere un po' comunque sul pezzo con i corsi online, con la vendita delle bottiglie, e il 2021 già è stato un momento di ricrescita, di ripresa eccetera. Il 2022 ci è esploso letteralmente tra le mani grazie a Delirium, ma anche grazie a tutti i nostri prodotti e ai nostri clienti che hanno continuato a credere in noi.